Un'eccellenza nazionale che trova nelle Marche uno degli ambiti più vocati alla sua produzione e raccolta. Con queste parole il presidente della regione, Francesco Acquarole, ha descritto il tartufo in occasione dell'apertura avvenuta lo scorso 24 ottobre della 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Un itinerario del gusto che si snoda in alcuni luoghi simbolo della cittadina, a partire da Piazza Enrico Mattei, e che proseguirà nei giorni 30 e 31 ottobre e 1, 6, 7, 13 e 14 novembre, celebrando il re incontrastato della tavola. All'inaugurazione della Fiera Nazionale era presente anche il vicepresidente della regione Mirko Carloni, assieme agli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Guzzi e dal prefetto della provincia di Pesaro e Urbino Tommaso Ricciardi. Un'opportunità per promuovere la nostra regione, ma soprattutto per promuovere un'eccellenza marchigiana, ha commentato Acquaroli. Crediamo fortemente che per il tramite di una valorizzazione dei prodotti del territorio si possa meglio identificare quello che può essere il ruolo della nostra regione in un circuito nazionale e internazionale. Il turismo rappresenta un'opportunità, un biglietto da visita per il territorio, e abbiamo tante tipologie di turismo che possono essere promosse, tra cui quello enogastronomico legato ai prodotti del territorio. Io credo che dalla fiera di oggi, dopo 56 anni, noi ereditiamo un patrimonio agroalimentare come questo, come il tartufo. Abbiamo un centro di ricerca a Sant'Angelo in Vado dedicato al tartufo, c'è tanta sapienza, competenza. Alla nostra generazione spetta il compito di valorizzare questo prodotto, farlo diventare un'occasione di promozione e di accoglienza. Ecco, le regioni come la nostra hanno una prospettiva nella misura in cui sanno valorizzare ciò che hanno. Partita il 24 ottobre, la Fiera Nazionale porta il tartufo bianco, grande protagonista, all'interno di un nuovo format che prevede più di 50 eventi tra cooking show di coloro che hanno reso famosa la cucina italiana e marchigiana, presentazioni di libri, mostre che ripercorrono la storia di Acqualagna e laboratori ludici come A caccia di tartufo e Le mani in pasta, dedicati a bambini e famiglie. Il primo novembre sarà Enzo Iacchetti, volto storico del programma TV Striscia la Notizia, a intrattenere il pubblico della Fiera di Acqualagna con il suo show solidale. Domenica 7 invece sarà la volta del grande chef Moreno Cedroni, che riceverà il premio Ruscella d'Oro, mentre il 14 novembre sarà consegnato il premio Enrico Mattei edizione 2021 all'imprenditore che ha fatto crescere il territorio a livello economico, sociale e culturale. A fare gli onori di casa all'apertura della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco era presente il sindaco di Acqualagna, Luca Lisi. Siamo ripartiremo alla grande, anche perché l'organizzazione è stata curata nei minimi particolari. Difatti abbiamo garantito l'accesso dei visitatori in maniera molto attenta nel rispetto delle normative. Abbiamo diviso l'area ristorazione dall'area tartufi, perché abbiamo lasciato lo spazio a quello che è il re della tavola, cioè il tartufo. La nostra piazza, nella nostra piazza Mattei, abbiamo solo tartufi, tutto il resto è di contorno. Chiaramente, per gustare il nostro tartufo venite pure in Acqualagna, abbiamo gli spazi dedicati ai ristoratori e ai ristoranti in primis.